le pezze con le quali sei partito metaforicamente, ecco, sì. Forse ce l'hai ancora, non so se... Sì, sono jeans. Visibili i tuoi jeans. Ma vabbè, ora è moda. Però, è moda. Ovviamente questo adesso è di moda. È moda, ora questo qua è moda. Avere usarli jeans strappati. Sì, usarli strappati è moda. Anticamente mio papà mi faceva quando erano strappati, erano perché era povero. Oggi chi ha il pantalone strappato è perché c'ha i soldi, perché un pantalone strappato costa un po' di più. Quanto di quanto è costato questo? Ma perché lo vuole sapere? Lei fa la stessa cosa che faceva quello di osservatore sportivo, che mi diceva quanto costa l'Aegas, una macchina, e le fa la stessa cosa, quanto costa questo? No, costa, ha un valore che si può comprare una persona normale, 3-4 paio di pantaloni normalissimi. Ma non è questo il valore per le cose materiali. Io non sono stato mai materialista. Per me vivere, per me è divertirmi, stare bene. Prima non la pensavo così. Io da quando me ne sono andato in Spagna, gli spagnoli mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire che non serve essere prepotente, perché noi viviamo, siamo praticamente di passaggio, ed è bello. Io lo dico a tutti questi ragazzini che vanno, che si drogano, che vanno a rubare, che fanno delinquenza. Io a tutti voi vi dico che non è una vita reale, perché se voi ci pensate un po', vi mettete a casa in silenzio, al buio, e pensate quanto noi duriamo in questa vita, cioè è bello secondo me stare bene, divertirsi, rispettare il prossimo, non essere egoista. Solo che qua ad Agrigento è difficile. Vedi, Agrigento non è mai cresciuta anche per questo motivo, perché noi in questa città è molta, cioè, c'è molta invidia, e l'invidia è una brutta bestia. L'invidia è la cosa più brutta che possa esistere in economia. L'economia si blocca con l'invidia, perché tu, avendo un locale qua e un locale là, chiami la polizia per fare chiudere a quello. Invece ancora non hanno capito che, avendo più locali accanto, più sono, meglio è. E questo è quello che devono capire. E poi io volevo precisare una cosa, che ce l'ho qua. Io ho tanto il rispetto alla gente di Caltanissetta che viene a mare. Io ho tanto il rispetto. Però, signori, volete per favore chiudere queste spiagge, privatizzarle, non per fare pagare alle persone per andare in spiaggia, ma per dare dei servizi un po' in più a queste persone, e che non vengono con questa pasta a forno e molone, perché è una violenza alle spiagge. La spazzatura che c'è dopo domenica, loro vengono qua, buttano la spazzatura qua e se ne vanno. Ancora non hanno capito che ogni chiosco che c'è a Saglione, privatizzare la spiaggia non significa andare via e pagare, ma non far entrare le persone con la pasta a forno. Se vuoi mangiare, mangi nei nostri lidi, anche per economia. Sulla sorta un po' di ciò che accade, ad esempio, nelle spiagge dell'Adriatico, tra Rimini, Adriatico, in Spagna, ovunque. Cioè, forse anche a Licata, ecco. Adesso Licata, hai già visitato la piazza, quali sono state le impressioni a caldo? Ma io già conoscevo Licata tanti anni fa, io frequentavo Licata, sono stato anche ospite in Serie B quando c'è stata la trasferta col Foggia, Foggia-Licata, col figlio del presidente Angelo Licata, che ora è defunto, è una bravissima persona. Io gli faccio i condoglianze qua dalla televisione. Anche Teleagas gli farà le condoglianze, perché un ex presidente ha portato il Licata in Serie B, è una persona per bene, poi i figli sono squisiti. Sono stato invitato da questa famiglia con il figlio. Io mi ricordo col figlio siamo partiti in Mercedes e siamo entrati nel campo del Foggia direttamente dentro come entrava l'autobus. Cioè, io già conoscevo Licata bene, la conosco bene. Si immagina che per Licata è la quarta squadra più importante della Sicilia, perché quelli che ha toccato i vertici di Serie B sono quattro, in cui è incluso anche Licata.
Licata è una grande piazza, è un grande paese, ci sono bei divertimenti, c'è tanta vita. Quello che ancora noi qua ad Agrigento non siamo riusciti a fare, perché ci sono paesi come Sciacca, come Licata, come Sciacca, che a noi ci superano, come vita. Noi qua ci sembriamo ai tempi di Mussolini. Io una sera ero dentro un locale, che non voglio fare il nome perché sennò si fa pubblicità, all'1:30 arriva un maresciallo dei carabinieri. Cioè, all'1:30 di notte, perché la musica era un po' più alta. Cioè, signori, questa è una città turistica, non è una città. Cioè, qua non si viene a dormire. Qua non si viene a dormire. Prendete d'estate, è una città turistica. E San Leone deve stare aperto, non fino alle 2, fino alle 5. Ma per questo succedono delle risse e tutto questo. Per questo motivo, perché i ragazzi dopo le 2:30 che cosa fanno? Si prendono la macchina, sai che cosa fanno dopo le 2:30? Si prendono la macchina e incominciano a correre come i pazzi. Ma è normale, è normalissimo. Se tu gli dai a bere alcol dalle 10 all'1 di notte, questi ragazzi dove devono smaltire quest'alcol? E poi succedono incidenti, poi succedono questo, poi succedono quello. Allora, dare un posto, signori, signor prefetto, un posto chiuso è più controllabile. Si può controllare più le persone. Dove si va a ballare, a posto di chiudere alle 2 e si chiude alle 4, non succede niente. Non succede niente. Alle 2 si stacca l'alcol e si sta fino alle 4 a ballare. No, che alle 3 ti mettono sempre con la canzone di Jovanotti. Ehi, è finita la serata, sembra la stessa storia. Cioè, non si può continuare così. Agrigento è bella, però le teste qua devono cambiare. Ancora oggi votano sempre le stesse persone, immaginati tu. Cioè, secondo me sono masochisti, tutti. Un passo indietro, i tuoi rapporti con gli ex dirigenti dell'Acragas. Sempre tramite l'osservatorio sportivo di Teleacras si è reso evidente più volte al pubblico che tali rapporti non sono stati idilliaci. Ma come? Buoni. Comunque, cioè, sei bravissimo a parlare, cioè, mi sembravi più ignorante comunque, invece c'hai queste uscite Idilliaci. idilliaci, ma dove prendi tu, li vai a scoprire L'esperienza. l'esperienza che fai Esatto. idilliaci, ma niente, questa è una cosa che non avevo neanche sentito, anche questa, ma con loro, ma che cosa posso avere con loro? C'era un presente impiegato, ora questo vuole fare prende business, signor Pontei. Quello è un impiegato. Non sono loro i presidenti dell'AGAS.